Tutti, in effetti, si chiedono ancora cos'è l'amore. Qualcuno ha addirittura supposto che trovare la risposta ad una simile domanda equivarrebbe a trovare la risposta alla domanda. Amore. Per il 30% delle persone amore è istinto, conservazione, rispetto, aiutarsi, odiarsi, guardare la TV, mangiare pizza. Per il 50% degli interpellati amore è non so, mentre per il restante 20% è adesso non posso. Oggi esamineremo una relazione tipo tra due esemplari di esseri umani di etnia anglosassone, residenti a Londra. Questo è Adam. Questa è Jane. In una normale giornata di sole a Richmond Park, Adam vede Jane. Anche Jane nota Adam. Adam si accorge che non solo Jane ha uno splendido viso, ma che anche il sedere rispetta i suoi canoni personali di armonia. Adam ammicca Jane. Jane risponde con un calcio negli stinchi. Adam si innamora. Jane non sa. Adam si dichiara. Jane accetta. Mangiano in un pub e bevono qualche bicchiere più del solito. A Jane gira la testa. Adam porta Jane nella sua abitazione. Adam e Jane fanno sesso. Jane torna a casa. La testa ha smesso di girare. Adam e Jane si vedono sempre più spesso. Jane va ad abitare da Adam. Adam scopre che anche le feci di Jane puzzano. Jane scopre che Adam scorreggia a letto. Adam e Jane litigano per un'affermazione di Jane sulla famiglia di Adam. Jane se ne va. Adam esce a bere e incontra Bessie. Adam fa sesso con Bessie. Dopo 5 giorni Jane torna. Adam è contento. Tutto sembra essere passato, ma una mattina Jane confessa ad Adam che in quei 5 giorni ha fatto sesso con altri uomini. Adam chiede, tutti e 5 i giorni? Jane tace. Adam e Jane litigano nuovamente. Jane se ne va. Adam esce a bere e incontra nuovamente Bessie. Jane esce e incontra Max, Jack, Mark, Joseph e Mustafa, che nel frattempo avevano messo su un gruppetto pop. Dopo 5 anni, inconsapevoli della presenza reciproca, Adam e Jane vanno ad un'ipocrita party di beneficenza in sostegno degli abitanti della Valle del Monzur, nel Kurdistan turco. Adam vede Jane. Jane vede Adam. Adam e Jane bevono qualcosa insieme. Prendono un taxi. Fanno sesso. Adam e Jane si sposano. Adam e Jane hanno una bambina. Patty. Patty assomiglia molto più a Mustafa che ad Adam. Adam inizia a nutrire qualche flebile sospetto. Adam e Jane litigano. Adam e Jane fanno sesso. Dopo 5 anni, Adam, Jane e la piccola Patty vanno al ristorante. Al ritorno incontrano Mustafa, che ignaro di tutto si ferma e nota che Patty gli assomiglia molto. Mustafa se ne va. Jane pensa a Mustafa. La piccola Patty pensa a Mustafa. Adam pensa a Mustafa. Mustafa pensa a Jane e alla piccola Patty. Jane trova il numero di Mustafa. Jane e Mustafa fanno sesso in un motel mentre Adam lavora e la piccola Patty è a scuola. La sera Jane scoppia in lacrime. Adam e Jane si separano. La piccola Patty viene data in affidamento a Jane e Mustafa. Adam esce a bere. Adam incontra Bessie. Adam sposa Bessie. Dopo 9 mesi nasce Richard. Anche Richard assomiglia molto a Mustafa. Quella presa in esame è una delle 16.567.000 variabili finora calcolate dal Centro di Studi sui Rapporti Amorosi, CSRA, situato a Verceto sull'Appennino Tosco-Emiliano, in Italia. Nella prossima puntata prenderemo in esame il caso numero 1376. Questo è Gunnar. E questa è Tuva. Gunnar e Tuva vivono ad Alta, in Norvegia. Arrivederci!